Salve, sono Pietro Sabato, il presidente nazionale del Partito Italiano Nuova Generazione. Oggi è il 27 novembre del 2011. Si tratta di due diversi episodi, ma sono simili tra loro, molto molto divertenti. Il primo è risalente al 23 novembre 2011. È indirizzato a Fiorello, Rai 1, trasmissione Lo spettacolo più bello del fine settimana. Scusami Fiore, ma l'inglese lo mastico poco. Non so dire weekend, non so scrivere weekend in inglese. Ovviamente è stato inviato questo messaggio via email alla Rai, a mezzo Minzolini, che saluto cordialmente. Ciao Minzolini. È ovviamente un comunicato ANSA. L'oggetto, ricordando Mike Buongiorno, allegria! Carissimo Fiorello, ricordando la trasmissione C'è posta per te, condotta dalla ormai veterana Maria, dove un attempato concorrente, dopo 50 anni, si rivolgeva alla sua amorosa esprimendosi così: ti ricordi? E nel nostro caso, carissimo Fiorello, ti ricordi quando circa 10 anni fa ti incontrai nei pressi della RAI in Viale Mazzini e tu eri a bordo di una fiammante e potente moto, mentre io con la mia vecchia auto agghindata con due altoparlanti collocati sul tettuccio, sputtanando qua e là tutti quanti? Facevo pubblicità al mio partito e pietendo cercavo di vendere qualche copia della mia opera prima, libro, sceneggiatura, Maccarolo politico da sempre, che invece il sottoscritto ti ha omaggiato, brutto tirchione. Non mi hai dato neanche 5 euro. Va bene, sorvoliamo. Allora, dicevo, il libro sceneggiatura Maccarolo politico da sempre, che invece il sottoscritto ti ha omaggiato, e se ben ricordi, il cui libro lo consegnai ad un tuo collaboratore dietro tuo consiglio, perché eri impacciato in quanto eri alla guida, appunto, della tua moto. Ora ti ricordi? Dopo questa interminabile domanda, possiamo dedurre quindi che possiamo definirci dei buoni conoscenti. Pertanto vorrei consigliarti, riferendomi all'oggetto principale di oggi, ricordando il nostro famoso Mike, con cui in passato ho avuto un simpatico dissenso, per una pubblicità interpretata da voi due volponi, dove criticavate i contenuti delle mie mutande dopo la doccia. Non cerco di addentrarmi nel discorso per non entrare nel volgare. Allora, chiudiamo questa parentesi, e veniamo al problema. Carissimo Fiorello, hai scelto di aprire la tua trasmissione emulando le gesta del grande Mike con la fatidica frase "Allegria!". Quindi, visto che hai la capacità di sensibilizzare gli animi delle persone, perché non fai un appello ai rapitori della salma del nostro amato Mike, affinché ci facciano ritrovare i suoi resti? Sai, Fiorello, il sottoscritto ha 70 anni, quasi 69 compiuti, quindi capirai che sono cresciuto con pane, mortadella e lascia ora doppia. Ciao, Fiorello. Ci sentiamo alla prossima per gli amici ascoltatori. Pietro Sabato. Ed ora passiamo al secondo episodio, che sarebbero quasi simili. Praticamente, dopo tanti anni, questo episodio viene quasi al pettine, viene come un nodo che viene al pettine. Ecco di seguito il racconto. Sempre da Pietro Sabato, presidente nazionale del Partito ANSA, è stato un comunicato ANSA ed è stato indirizzato alla Lux Vide SPA. È la società cinematografica che è ammanicata con la RAI, che fa sempre fiction, eccetera, eccetera. Specificatamente al dottor Luca Manzi, via email diretta, che l'ho inviata stamattina perché ieri ho dimenticato di inviare all'indirizzo della Lux Video. Ho fatto un'email generalizzata.
Oggetto: Ghisoni dopo 8 anni va in pensione. Le domande sorgono spontanee. Come mai nella fiction Don Matteo scusate, come mai nella fiction Don Matteo in onda su Rai 1 dopo 8 anni l'appuntato Ghisoni sia stato deferito dall'incarico di accompagnare gli imputati alla detenzione nella camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri? Di Gubbio? Non vorrei pensare che questo attore sia stato licenziato per colpa del sottoscritto, che ha fatto della satira su questo suo ruolo. Inoltre, che di seguito specificherò, inoltre, perché è stato sostituito da Severino il poeta rincoglionito, che nella fiction è il cugino di terzo grado del maresciallo Cecchini, interpretato dal grandioso Nino Frassica. Ciao Nino, sei troppo forte, grazie, bravo, grazie di esistere, sei fortissimo, guarda. Appello, il ritorno di Ghisoni, Ghisoni, Ghisoni. Egregio dottor Luca Manzi della Lux Vide Spa, riferendomi alla trasmissione della Maria C'è posta per te, ti ricordi della nostra vecchia conoscenza telefonica in quanto il giovedì del 29 aprile del 2004 le inviai in piazza dell'Orologio 7 00186 in Roma il mio copione del film Maccarolo Politico da sempre per essere visionato. Ma come di solito, dopo circa dopo un mese, esattamente il 21 maggio del 2004, è arrivato il suo 2 di picche. È mia convinzione che se non si è ammanicati non c'è trippa per gatti. Dopo questa breve parentesi, riprendiamo il discorso. Egregio dottore o direttore, si suppone con certezza che la motivazione che ha spinto il regista della fiction Don Matteo 8 a fare questa scelta di delegare ad altri dopo 8 anni il ruolo di Ghisoni espresso in oggetto, cioè quello di accompagnare gli imputati in camera di sicurezza dietro ordine del capitano, sarà stato sicuramente motivato dal fatto che il sottoscritto, prendendo spunto dal ruolo di questo personaggio, abbia fatto la zuppetta sui nostri governanti parlamentari. Nella relazione rivista e corretta del 7 novembre scorso, intitolata Tutti devono magnà, magnà e rimagnà, inviata peraltro anche al nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed al neo Presidente del Consiglio Professor Mario Monti, quindi tutti sputtanati. Quindi, dalla relazione del 7 novembre scorso emerge quanto segue. Mi pregio di allegare alcuni passaggi per rendere più chiaro il concetto. In primis sarà meglio esprimere l'oggetto stesso. Oggetto: i giornalisti Rai denunciano gli stessi azionisti Rai, i quali fanno da padroni nell'accreditare stipendi straordinariamente esagerati ai dirigenti che occupano poltrone ai vertici dell'azienda. Si suppone vogliano dare una spallata allo Stato per impossessarsi totalmente delle nostre azioni e di conseguenza anche dell'informazione pubblica. Oggi, 7 novembre 2011, chiedo al nostro Presidente della Repubblica e alle autorità competenti quanto segue. I giornalisti che il 4 novembre scorso hanno coraggiosamente fatto questo raccapricciante appello godono di ottima salute? Cioè, per essere ancora più esplicito, sono ancora in Rai oppure sono stati licenziati? Vorrei rivedere i loro volti sul piccolo schermo e sapere che non ci siano state ritorsioni e sincerarmi soprattutto se questi stipendi di questi signori privilegiati siano stati o meno ridimensionati. Buffoni, 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 Ghisoni! Tanto per ricordare il mandriano di Striscia la Notizia, assolto da tutte le calunnie che aveva sollevato contro gli intrallazzi del suo piccolo comune della Ciociaria. Di seguito è chiarito l'asterisco. Quindi Ghisoni è stato contrassegnato dall'asterisco, che dopo, riferendomi allo stesso asterisco, svelo il significato. Ghisoni,
Questo è il nome che in persona l'appuntato dei carabinieri che nelle 8 fiction di Don Matteo, trasmesse su Rai 1 in altrettanti anni, quindi quasi da un decennio, è incaricato dal suo capitano di accompagnare gli imputati colpevoli di reato in camera di sicurezza. Nel nostro caso, invece, in galera. Concludo rivolgendo un appello al registro della fiction in questo modo, volendo delegare questo ruolo di carceriere ad altri. Quindi, ripeto, in questo modo, volendo delegare questo ruolo di carceriere ad altri, si infrange una tradizione quasi decennale. Pertanto la domanda sorge spontanea: perché negare dopo 8 anni questo incarico a Ghisoni? In ogni caso, se la regia per questa mia provocazione avesse deciso definitivamente di declinare questa scena a Severino, il poeta rincoglionito, almeno abbiate l'accortezza di far continuare a vivere l'appuntato Ghisoni, magari in un altro ruolo e in altre scene. È un nome troppo bello, cacofonico ed orecchiabile per noi tutti. Telespettatori, è molto divertente. Ghisoni! Quindi noi tutti preghiamo il ritorno di Ghisoni! È aperto il televoto. Ovviamente paga Paperone il Vespone, che percepisce 300.000 euro annuo per la sua trasmissione Porta a Porta. Di parte. Porta a Porta di parte. Che per il sondaggio dovrà incaricare il suo ammanicato Mannheimer. Votate sì per il ritorno di Ghisoni, no per l'esordio di Severino nelle mansioni di nuovo carceriere, il cugino di terzo grado del maresciallo Cecchini, il quale si presume sia parente stretto del mio amico di banco Cecchino, quando illo tempora nel 1956 frequentavo la terza media. Scena numero 87, pagina 118 e 119, dalla mia grande opera prima, libro, sceneggiatura, Maccarolo, politico sempre. Titolo della scena: Cecchino per 50 figurine fa la pipì in classe. Si suppone una simpatica scopiazzatura che concedo volentieri al grandioso Nino Frassica. Cordiali saluti per il sabato. Ciao Nino, sei troppo forte. Ciao, ciao. Arrivederci alla prossima. Arrivederci, grazie.